Buongiorno! Buongiorno! Oggi siamo quasi come la volta scorsa, ma abbiamo cambiato morosa, nel senso che non c'è la mia ma c'è quella di Manuel. E c'è il nostro amico solitario. Pille di Zoldo. E siamo in Val di Zoldo, questa volta proprio pura, insiders, e stiamo salendo al rifugio Sommariva, al Prampere, per dormire lì. Infatti siamo belli carichi. Qua il mio zaino sembra che stia partendo per l'alta via numero 1, in realtà è che c'è anche tutta l'attrezzatura fotografica. Ci sono esattamente 26 gradi adesso, dove siamo noi per ora è perfetto, invece verso Forno c'è una nube molto grigia, però noi seguiamo sempre il sole e quindi vi faremo sapere se questo video diventerà un tutorial how to survive into the thunderstorm o se sarà semplicemente un'escursione. Qua c'è la Madonnina e quella è la forcella di Moschesin, con il castello di Moschesin. Ci sono esattamente 26 gradi adesso, misurati dal mio termometro. Siamo quasi al Sommariva e adesso dobbiamo cercare la fonte, perché abbiamo bisogno di acqua sia per oggi che per domani, ma abbiamo già tante soluzioni. Qua c'è dell'acqua che un po' filtra giù e possiamo bollire col bollitore, oppure sulla cartina c'è segnato un punto acqua. C'è un punto acqua. Adesso qua spuntata fuori la cima di Zita, direi, e qua il monte Pramperetto, dove comunque già qua possiamo ad accamparci in tenda in queste praterie. Andiamo a cercare l'acqua. Ok, il punto sulla mappa mi ha portato a questo. Questo è un acquitrino, però effettivamente l'acqua che esce fuori da qua potrebbe essere buona, per cui preferirei andare dal torrente per bollirla. Comunque deve essere anche un po' buona, possibilmente. L'acqua di ghiacciaio è più buona di solito, anche se è un po' povera di sali minerali. In realtà questa acqua è sicuramente buona perché la presenza di tritoni al suo interno, non riuscirò mai a inquadrarli, però ecco uno che viene su. Quello lì è un tritone. E di sicuro quando ci sono animali che vivono nell'acqua significa che non è tossica, perché è questo qua. Bucchetti, privato. Qua scopriamo se torniamo in tenda o in bivacco. Oh, Villa Carmela. È questo? Fico! Signori, ce l'abbiamo! Beh, direi che qua... Sì. Bellissimo. This will be our home for tonight. Ed ecco qua, dalla casetta del Leroy Merlin, la Villa Carmela. Sulla alta via numero 2, numero 1. Stavo per dire la via di D-Day, non so perché. Un posticino così, sembra tra l'altro un borghetto, perché se guardate là ci sono anche quelle pareti lì che sembra un muro di quelli dei borghi. Fai un video al panino qua. Preparativi per la pappa. Ah, sai che la cima del Zita mi tira. Perché secondo me bisogna andare con l'alta via numero 1 fino alla forcella di Zita. Grazie, grazie per essere la mia.
adesso che ci siamo rifocillati tutti, abbiamo deciso, sappiamo dove dormire, abbiamo deciso che proviamo a raggiungere la cima del Pisa. Cavolo, mamma mia. Ecco, adesso torniamo indietro fino a dove c'è il bivio per la teleferica e poi dopo andiamo a sinistra lungo l'alta via numero 1, perché per raggiungerlo è tutta alta via numero 1 fino a proprio essere sotto la cima. Più ci avviciniamo a quella forcella, più sembra lontana. Questa qua è la vista molto aerea di tutto l'imballamento che va giù verso la Valle del Grisolo, dove siamo stati la settimana scorsa e di cui il video sarà già uscito al momento di questo qua, quindi potete recuperarlo a questo link. Ma ricordo che c'è una cascata, però mi sa che non è raggiungibilissima. Però se la raggiungessimo mi sembra un'acqua di sorgente, perché esce fuori direttamente dalla roccia. Chiaramente trovare acqua da non dover bollire è la cosa migliore, perché il sapore è più buono. E quando uno ha sete, ma quanto cazzo è buona l'acqua. Questo è un tipico canaletto dolomitico con un bel camino in cima, dove si potrebbe andare anche per vedere cosa c'è qui. Siamo a quota 2000 metri e siamo arrivati quasi alla forcella, manca ancora qualche minuto. Sì, forse troviamo dell'altra acqua corrente. Ricordatevi, le priorità sono riparo, acqua, cibo. Noi abbiamo trovato il riparo e ora stiamo cercando l'acqua. Tan, 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 tan. Man vs Wild. Allora, siamo felicissimi perché abbiamo trovato una sorgente che l'acqua esce fuori dal nevaio e sopra non c'è nient'altro. È anche facile da raggiungere. Eccola qua. Guarda che bella pulita che è. Grazie, bartender di fiducia. Ecco qua la sorgente. Certo che la montagna insegna anche questo, cioè che è incredibile quanto a volte vedere anche un corso d'acqua così rappresenti un elemento di grande felicità del camminatore. Quindi questa è sicuramente una delle cose più belle che può insegnare la montagna, perché la semplice acqua la stai vivendo come aver trovato 100 anni per terra, anche se vale molto di più. Ora che ho bevuto vado a vedere qua su. Sono qua! Ecco la cima di Zita, quella là, penso. Fantastico qua! Dobbiamo assolutamente passare il tramonto qua. Adesso torno dagli altri. È da un po' che non facevo l'aggiornamento situation, ma abbiamo appena superato un nevaio e siamo sotto la cima di Zita Nord e dobbiamo andare là alla forcella di Zita, che è la forcella tra le varie cime di Zita. E manca poco, mancheranno 100 metri di dislivello. Panorama stupendo. Allora, vedi, lì c'è l'alta via, poi ne vedete un'altra? Secondo me è sempre dritto e lì c'è la forcella. Secondo me si va un po' a destra e poi si torna a sinistra. Ah sì, è là, allora si va. Io pensavo che si entrasse là. Io pensavo che si entrasse là. Estremo lì.
Madonna. Elia, se vuoi andiamo là. Vabbè, io immaginavo, però. Guardate quelle grotte che sono lassù. Mi trova la neve dal pantalone. È di fianco a te, Roger. Qua c'è un ometto. No, là c'è anche un altro. Adesso iniziamo a curvare, vedi? Beh, là c'è l'ometto. Inukshuk. Che significa ti mostrerò la strada. Bello. Qua Elia mi ha regalato. Ti ringrazio. Saremo qualcosa di fantasy. Mi sto scattando con una temperatura di colore molto fantasy. Perché è molto calda. Sprofondato. Oh, sempre così. Niente, il levaio sta diventando impervio. Impervio dirlo. E anche oggi abbiamo ravanato. Minchia, qua guarda che la neve, guarda. È la più brutta quella. Qua è brutta. Oh, la terra ferma. Ok, abbiamo superato il levaio e abbiamo deciso di deviare dalla classica via per proseguire su questo sperone erboso. E insomma, facciamo più fatica con le gambe ma meno con l'acqua. Comunque che spettacolo c'è a solo 2 ore e 45 di macchina da Bologna. Ah, direi che il crinale lo stiamo raggiungendo. Il Talvena questo qua dovrebbe essere. Però direi che per oggi va benissimo così. Una cosa, di aver pazienza. La pazienza merda. È fondamentale. Sì, anche lo sbatto. Sì, viene premiato poi. Sì. Sembra che se ne stiano proprio andando quelle nuvole là. Anche se sopra di noi ce ne sono ancora. Spero che non vadano verso di là. Poi guarda lì lo spettacolo anche con la parete. Guarda, sta diventando verde là. Thank you.
tramonto è ormai terminato e niente, noi siamo emozionatissimi perché è stato veramente bello, poi inaspettato, comunque le nuvole c'erano, erano anche troppe, però com'è stato? Spettacolare, sono ancora qui che faccio foto. No, ma infatti ne avrò fatte un casino, però cioè, guardate. E adesso si torna al bivacco. Tappa. Esatto. E niente, non riusciamo ad andare via perché se qua più passano i minuti più è magnifico, quindi... Without sense. Sì, sì, cioè, forse batte allora, San Sebastiano. Secondo i miei conti potrebbe essere l'aurora boreale, ragazzi. Ecco. Secondo i miei conti. Oh, girati. Ma lì è rosa, sì. È aurora sì. Dolomitica. Cioè, allora cioè, camminare così che io vedo il riflesso della lente della GoPro arancione è una figata pazzesca. Sì. E poi il bello è che mi sto esaltando come se fosse il primo tramonto che vedo, ma... Però devo dire che forse li ha battuti tutti, perché guarda quelle nuvole là. Dentro questo c'è molto grande. Dove ci viene? Quelli del Signore degli Anelli vivevano tutti i giorni così. Ma sai che prima l'ho detto a mano? Però, però poi venivano inseguiti da Eurokai. Basta, morta. Minchia, che torcia! Siamo tornati al punto di prelievo dell'acqua e è buio, così riempiamo le borracce che ci servono un po' per cenare, un po' per la notte e un po', ma non tanto, per la discesa di domani, che sarà piuttosto breve. Comunque è facile andare a prendere l'acqua in cucina quando viene tutte le notti. Vai al fiume! Allora, la situazione è che abbiamo scelto, abbiamo fatto una scelta, abbiamo scelto di dormire in tenda perché il bivacco è pieno di ragni. Ma tantissimi, tipo, non ne ho mai visti così tanti, tutti insieme. E quindi adesso stiamo cucinando qua fuori, abbiamo montato le tende, metti pastino col salamello. E si fa. No, no, ma lo aspetto lì. Quindi com'era sto tramonto? Quella lì. Grazie. Bellissimo. E a voi com'è andata il tramonto? È molto bello. Ehi? Io ho pianto. Io non so se ho pianto. Seriamente. Certe volte è inevitabile. Ciao a tutti. Buonanotte. 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 Ci vediamo all'alba. Cioè tra 4 ore. Buongiorno. Buongiorno. Un po' prima dell'alba